giorni vi siete mai chiesti che cosa possa spingere una persona a lasciare la propria vita, le proprie abitudini, i propri affetti, i propri amici, la propria quotidianità per andare lontanissimo in un posto agli estremi del mondo, in completa solitudine, dove la vita è fatta di cose completamente diverse da quelle che si sono vissute fino a quel momento? È una fuga, è un viaggio alla scoperta di se stessi. Noi lo vogliamo chiedere a due amici che sono venuti qui con noi oggi e che hanno fatto questa scelta, una scelta radicale, una scelta di passare un po' del loro tempo in un posto lontano ai confini del nostro pianeta. Di quale posto stiamo parlando? Ve lo facciamo vedere in queste immagini e poi ne parliamo. Ci sono i pinguini, c'è il ghiaccio, c'è un aereo che arriva, un'enorme distesa ghiacciata, montagne, mare, tutto è ghiacciato. Siamo in Antartide, alla estrema periferia del mondo, possiamo dire. E qui con noi abbiamo Giorgio Di Bernardo, che è un giornalista scientifico, benvenuto Giorgio, e Simonetta Montaguti, una ricercatrice, ingegnere civile. Allora, loro hanno scelto di passare una parte del loro ultimo anno in Antartide. Allora, un paese, l'Antartide, difficilissimo, un paese veramente estremo, si toccano punte di quasi meno 90 gradi. In inverno si sono sfiorati, l'estate fa molto più caldo, quasi 0 gradi. Possiamo dire sulla costa, insomma, si sta praticamente bene, sempre comunque un gran freddo, e c'è solo ghiaccio per il 98% della sua superficie. L'Antartide è coperta dai ghiacci, è grande 52 volte l'Italia. In Antartide c'è il 92%, correggetemi se sbaglio, della riserva d'acqua dolce del pianeta. Ma la cosa da dire è che è un posto assolutamente ostile. È ostile perché non c'è niente tranne i pinguini che vi hanno fatto compagnia, e siete là perché ci sono le basi di ricerca italiane. Base di ricerca scientifica, sono due basi, una nell'interno, siamo a 3000, più o meno 3200 metri di altitudine, e una sulla costa nella baia di Terranova. Noi vogliamo capire con Simonetta e Giorgio perché hanno fatto questa scelta di lasciare tutto e rinchiudersi in questo posto. Sembra quasi un esperimento stesso il vostro viaggio, vivere in solitudine con altri 15 ricercatori in un posto isolato, solo voi e nient'altro, non c'era niente, non c'erano passeggiate perché c'era troppo freddo, o volendo si potevano fare, poi ci racconterete, non c'erano interazioni se non fra di voi. Allora vogliamo capire questo, ma io vi invito, se siete curiosi, se volete sapere da Giorgio e Simonetta qualche cosa del loro viaggio, anche la scoperta di se stessi, ci potete chiamare, come sempre siamo in diretta, il nostro numero verde è 800 228896, quindi chiamateci pure, Giorgio e Simonetta sono qui per rispondervi. Intanto noi iniziamo la nostra chiacchierata, abbiamo detto un viaggio ai confini del mondo. Innanzitutto Simonetta, tu ci hai passato 9 mesi, lo scorso anno, dieci mesi, ma c'eri già stata. Sì. Quindi questo significa che è stato un fortissimo richiamo quello dell'Antartide, ma tu hai lasciato un lavoro, comunque non l'hai lasciato perché sei andata là per lavoro, ma comunque hai lasciato un centro di ricerca nel nord Italia, a Bologna, se non sbaglio. Esattamente. Quindi in mezzo agli amici, una vita che tu facevi tranquillamente, mezzi di trasporto, insomma, e sei andata là. Come mai? Che cosa ti ha spinto a lasciare tutto? Ma sicuramente questo era un sogno che mi portavo dietro da 7 anni, quindi dall'ultima volta che ho fatto l'esperienza appunto di andare in Antartide. Allora ero stata nella base italiana, sulla costa, Mario Zucchelli. E quindi era appunto un sogno che volevo fare, un'esperienza, quindi un volersi mettersi in gioco e vedere appunto se ero in grado di superare un'avventura del genere. Ci vuole un pochino di pazzia anche nel frattempo, perché comunque ti rendi conto che, come dicevi tu, appunto abbandoni qualunque cosa e ti trovi, nel mio caso, a passare quasi un anno della mia vita con altre 15 persone. Che fra l'altro non conosci, cioè no, non sai neanche chi sono prima di partire. Io personalmente no, perché non avevo neanche avuto modo di fare, diciamo, il corso di preparazione che si tiene normalmente a Colonia, organizzato dall'ESA, dall'ente europeo nazionale.
spaziale e quindi loro non li avevo mai visti, quindi anche questo mi portava ad avere un pochino di paura, perché comunque pensavo magari di essere già fuori dal gruppo, quindi di non potermi poi integrare. Invece poi alla fine non è stato così, perché una volta che arrivi là comunque si viene a creare una sorta di piccola comunità, una sorta di, comunque di gruppo dove poter stringere anche delle forti amicizie. Però non è forse tutto rose e fiori? No, sicuramente nella no. Chiacchierata che noi abbiamo fatto mentre aspettavamo la diretta, è difficile. È molto difficile, devi essere sicuramente profondamente motivato e quindi devi comunque essere in grado di affrontare un pochino tutte le, anche i pericoli che si possono incontrare. Ti interrompo un attimo perché anche sì. Giorgio, tu l'hai fatto per motivazioni diverse. Simonetta è ricercatrice, abbiamo detto è ingegnere, quindi lei era là anche per motivi di ricerca. Tu avevi la curiosità che spinge il giornalista, comunque in particolare un giornalista scientifico, perché insomma ci sono le nostre basi. Là in Antartide adesso se anche, ecco qua abbiamo le immagini, stiamo vedendo l'arrivo vostro. L'arrivo dell'aereo dalla Nuova Zelanda, una quarantina di persone a bordo che scendono sul pack, cioè sul mare ghiacciato, a un paio di chilometri dalla base Zucchelli. Ecco, la base Zucchelli, se Giuseppe, il nostro regista, ci fa vedere anche la mappa dell'Antartide, è sulla costa. È una base italiana sulla costa, sì, dove diciamo c'è il primo mare arrivo di Ross, in Antartide. E quindi è una base, eccola, diciamo qua, dove allora, ci sono temperature. Allora, questa che noi vediamo adesso in onda è la cartina con tutte le basi di ricerca. Quelle segnate in rosso sono tutte le basi di ricerca mondiali, perché in Antartide sono una novantina. Sono una novantina. A casa spieghiamo che in realtà è un paese dove è abitato solo da ricercatori scientifici. Un paese dedicato alla ricerca. È il luogo più deserto del pianeta. In assoluto, quindi io per esempio prima di andare in Antartide pensavo al deserto, a un deserto sabbioso. Ho scoperto andando che il deserto vero è lì, dove non ci sono, in alcuni punti non ci possono essere forme di vita perché niente può resistere a quelle temperature. Ecco, e qui ci sono le due basi italiane, allora quella, ecco, è sparita adesso. Qui siamo sulla Zucchelli, che è sulla costa del mare di Ross, poi è facilmente individuabile su una cartina dell'Antartide, e poi ne abbiamo una all'interno che è la Concordia, dove è stata Simona, che invece è a 3300 metri sul pianoro antartico, quindi all'interno proprio in mezzo al deserto, che in mezzo al deserto e a questa ostilità della natura, è una delle tre basi permanentemente abitate. Quindi lì si vive per tutto l'anno in questo ambiente assolutamente estremo, ostile. Eccola qua, questa è la Concordia. Questa è Concordia. Questa è la Concordia, quella che sta appunto in montagna, diremmo, in alta montagna, insomma, 3200 metri. Ed è una base italo-francese questa. Quindi italo-francese. Tra italiani e francesi. Quindi questa, e all'interno c'è quella proprio al polo sud americana, se non sbaglio, poi c'è la base russa. Ce n'è una russa che è la Vostok, che sono distanti una dall'altra circa sempre sui 1200-1300 chilometri. Poi non è che uno ci arriva e dice c'è un problema, vado all'altra base, perché insomma sono 1000 chilometri in mezzo al ghiaccio. Durante l'inverno poi è proprio impossibile, perché comunque i mezzi non possono viaggiare a causa delle basse temperature, quindi comunque dove sei rimani. Ecco, noi abbiamo qua con noi in studio il terzo ospite di oggi, questa tuta rossa. Avremmo voluto portare il pinguino, ma sono dovuti lasciarli là, abbiamo solo le foto, però abbiamo la tuta rossa, questa l'abbiamo vista anche nelle immagini di prima, è la vostra dotazione che vi viene data prima di partire dall'Italia, questo vi permette viene di sopravvivere viene spedita all'esterno. Giù, e così brevemente, poi Simona mi corregge se dico qualche cosa di impreciso perché lei è più esperta di me, è diciamo una vestizione a strati che ricorda un po' da lontano quella degli astronauti. Questi strati servono a proteggersi in maniera efficace dal freddo. Quella che vediamo qui è la parte più esterna della tuta, quella a contatto proprio con l'ambiente esterno, e sotto c'è un pile e sotto ancora si veste una calzamaglia, sia di pantaloni e sia diciamo per la parte superiore del corpo. Questo poi ci sono per gli resistere occhialetti all'esterno, ma in estate, non in inverno, o all'inverno anche antartico. Questa è anche la parte invernale, questa poi è la con parte altre invernale aggiunte poi per tenersi anche un pochino più caldi. Ecco, questa era tutta per uscire, in realtà la maggior parte della vita si fa all'interno della base, che questa è la parte più difficile. Dicevamo prima, Giorgio, anche tu ti sei trovato a vivere in questo ambiente chiuso, tu solo per 20 giorni. Sei io stato per 20 giorni, di giorni, 10 sulla costa e 10 a Concordia, e tra l'altro è stata un'esperienza bellissima. Vorrei ricordare tutti i ricercatori del programma nazionale Ricerca in Antartide, che è gestito da CNR ed Enea per le rispettive competenze, ed è un'esperienza straordinaria perché c'è una forte motivazione delle persone che sono giù.
e si vive, questa è una cosa che mi piace molto dire, un viaggio non solo nello spazio geografico, ma si vive un viaggio nel tempo e un viaggio in se stessi. Un viaggio nel tempo perché, mancando i mezzi di comunicazione ai quali siamo abituati, il cellulare, internet è difficoltoso, eccetera, si recuperano tutta una serie di rapporti umani che normalmente nella vita quotidiana qui in città noi perdiamo. È un viaggio in se stessi perché l'Antartide mette in contatto con se stessi, come un viaggio in montagna da soli, e ci fa riscoprire parti di noi che magari tenevamo nascoste e non ricordavamo. Tu che cosa hai scoperto di te stesso in Antartide? Io ho scoperto che ho riscoperto in realtà che sto molto bene con gli altri, che fare gruppo e cooperare è una cosa che mi piace moltissimo. E per te, Simonetta? Ed è la cosa fondamentale, concordo con Giorgio. E sicuramente nel mio caso, che ho, insomma, è anche un po' quello di avere un pochino più di pazienza. Che ce ne vuole veramente tanta. Sì, perché comunque la convivenza in questi ambienti è un esperimento nell'esperimento anche. Sì, esatto. Questa convivenza in ambienti seti, fra l'altro, non è uno scherzo, cioè siete proprio quasi oggetto di ricerca voi come gruppo anche per le future missioni nello spazio, perché comunque se ne parla, si faranno, ma la parte difficile, al di là della parte tecnica, è proprio vivere insieme senza arrivare ad azzannarsi dopo un po', perché il rischio è sempre quello. Dura. Ci sono stati momenti difficili? Sicuramente sì, poi si cerca appunto di usare un pochino di intelligenza, parlarne, discuterne e quindi di andare avanti, anche se comunque è difficile. Prego Giorgio. No, volevo dirti che è bellissimo anche il capire, stando là, che queste ricerche di queste persone che si isolano in questo ambiente e fanno questa esperienza molto forte, poi non sono fini a se stesse, ma poi hanno una relazione con il nostro vivere quotidiano, perché l'Antartide è il motore termico della Terra, per esempio. Le circolazioni oceaniche intorno all'Antartide in qualche modo dettano il clima globale, quindi sapere come funziona l'Antartide significa poter capire come funzionerà il nostro clima e correggere i nostri errori. Sono state fatte delle ricerche, abbiamo ricostruito 800.000 anni del clima terrestre. Questo ci permette di capire come l'uomo ha interagito con la natura, se ha fatto dei danni, come possiamo correggerli. Delle ricerche, ti cito solo un'altra cosa, sul plancton marino, potrebbe portare alla scoperta di antibiotici per curare la fibrosi cistica. Quindi è importante capire che andiamo laggiù per fare qualche cosa che serve a tutti, non solo alla scienza. Qualche cosa di importante, quindi sì. Anche perché sembra che alla fine certe cose non servano a nulla, no? Sempre si pensa che uno sta lì, cosa staranno a fare? Esatto. Tutte queste persone là in fondo a fare niente tutti i giorni. In realtà tante cose sono state scoperte lì, anche dalla fatica della vita in questo isolamento. Ma c'è stato un momento in cui siete rimasti isolati? Cioè, avete avuto paura? Sei mai spaventata e detto, oddio, qua io non ce la faccio a tornare indietro? No, quello no. Ho avuto paura in un'occasione in cui durante una mia uscita, diciamo, le condizioni meteo lo permettevano, quindi in tranquillità sono andata a fare il mio solito lavoro quotidiano. Poi, ahimè, si è alzato il vento e in quel momento non vedi più niente, perdi ogni punto di riferimento. Ci vuole tanto sangue freddo, dire ok, calma, adesso ce la facciamo, cerchi di orientarti e dopodiché sono riuscita comunque in quel caso lì a ritornare in base. Ma qualcuno si era accorto che tu eri in difficoltà? Sì, comunque noi usciamo sempre dotati di radio e comunque dobbiamo sempre stare in contatto con l'operatore radio che in quel momento appunto si trova a gestire le nostre uscite e comunque ogni 15 minuti, 20 minuti dobbiamo avere un contatto per dire tutto va bene, dove siamo, indicare la posizione, eccetera. Questa vicinanza, questa convivenza forzata è anche importante perché la vita di uno dipende dagli altri. Sì. Quindi nel momento in cui qualcosa va storto nei comportamenti umani, quindi nel rapporto del gruppo, si rischia veramente tutti la vita, perché lì quelli siete, cioè le basi più vicine stanno a 1.000 chilometri, quindi nel momento di emergenza, quali sono le emergenze più gravi che possono succedere, Giorgio, in Ma una base del genere? Come nello spazio e come in volo, l'emergenza secondo me più grave in assoluto è l'incendio. Non so, Simona, se... confermo. L'incendio veramente mette a rischio tutto il sistema e mette a rischio eventualmente la vita degli occupanti. E lì un problema di relazioni fra di voi può veramente creare... Nel momento dell'emergenza, della gestione dell'emergenza?
Ma è un rischio per tutti? Io penso di no, perché nella vera emergenza poi automaticamente scattano i meccanismi di solidarietà, quindi vengono automaticamente superati i problemi. Quindi alla fine la reciproca fiducia al di là della rimane come un sottostrato, del nervosismo, sì, che può comunque, sì, sì, portare, sì, una convenzione. Cosa facevate durante le giornate? Ci sono stati dei momenti, no, in cui si cercava di alleviare la durezza del lavoro e magari un momento di divertimento? Sì, ovviamente ci sono poi i passatempi, quindi la base è dotata di ogni comfort, perché ci sono comunque spazi ricreativi, sale video, c'è una palestra, e quindi comunque si cerca nei momenti liberi di stare comunque più possibile tutti insieme, quindi di vivere proprio quei momenti in gruppo. Mm-hmm. Perché? Che cosa vi è rimasto dentro di questo viaggio? La voglia di tornare. La cosa più importante? Sì. Quello che vi ha spinto a partire e quello che poi vi è rimasto, che se non fosse andati in Antartide non avreste potuto avere in più di voi stessi? Allora, sicuramente, come dicevamo prima, è un modo per conoscerti veramente fino in fondo. E quindi a me è servito molto questo, anche per sapere poi cosa vorrò fare, diciamo, da grande, come vorrò andare avanti nella mia vita, anche nel punto di vista del lavoro, ovviamente. E sicuramente la voglia di ritornare è tanta, quindi sto già pensando a come poter, insomma, ritornarci, inventarmi qualche cosa per ritornare giù, insomma. Io aggiungerei anche l'ammirazione per la natura. Perché lì capisci quanto la natura è potente, quanto l'uomo è fragile e quanto l'uomo deve rispettare la natura. Sì, perché comunque ti ritrovi, capisci che comunque la natura è ovunque attorno a te. È un'altra cosa. Bisogna rispettarla. Bisogna assolutamente rispettarla. Ma voi che cosa consigliereste? Cioè, c'è una persona a casa, al di là del fatto che si può fare un viaggio così solo se si è ricercatori, purtroppo, non credo che sia permesso un viaggio turistico o giornalistico. Ogni tanto abbiamo questi piccoli privilegi, ce li prendiamo. È un viaggio naturalmente che non si può fare. Però se voi doveste consigliare qualcuno a casa, che magari in un momento di crisi, è in un momento difficile, può servire staccare completamente dalle proprie abitudini, perché comunque magari soffocano, voi vi sentireste dire vai, stacca tutto, lascia tutto e prendi un po' di tempo per te? Io quello che ho fatto, avevo bisogno di staccare, di cambiare un pochino aria, quindi ho preso la decisione. Ma ritorno a casa è stato traumatico, di nuovo in mezzo al caos, alla vita? Sicuramente noti un pochino di più la confusione, gli odori, i colori che là ovviamente non hai, non te ne rendi conto. Non è stato traumatico come mi avevano detto, però pian pianino ti devi riabituare alla civiltà, diciamo. Infastidisce un po' la civiltà dopo essere stati nella natura? Un po' sì. Giorgio? Civiltà. O in civiltà. Non so, qui avrei dei dubbi. Potremmo discutere di questo. Potremmo discutere. La civiltà vera probabilmente è là, dove si rispetta la natura. Brava. Nei tuoi viaggi, tu sicuramente non è l'unico che hai fatto. No. Di viaggi. È questo che hai dovuto necessariamente vivere, appunto, in questa particolare situazione così isolata, è stato l'unico oppure te ne erano capitati degli altri? Ho fatto delle altre esperienze cosiddette estreme, in particolare un volo in assenza di peso che caratterizza anche l'addestramento degli astronauti, che ti permette di vivere una situazione completamente diversa, perché sei senza peso e l'uomo non è abituato a vivere in questo modo. Ma l'Antartide sicuramente mi ha lasciato di più. Io per un mese intero ho sognato l'Antartide la notte, questo tutti è molto i giorni. Ci ritornerete, immagino. Vi invidio anche un Io po'. Spero di Vi sì. Ringrazio di essere stati con noi.